male della ministra Nunzia Catalfo per quanto riguarda la individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza della ministra e dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Avverto altresì che la pubblicità dell'audizione sarà assicurata anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare e sulla web TV della Camera dei Deputati. Rammento inoltre che le audizioni svolte in videoconferenza si applicano in quanto compatibili le stesse regole che valgono per le sedute in presenza, in particolare il divieto di fare foto, diffondere riprese audiovisive in qualunque forma, con qualunque mezzo, il divieto di esporre cartelli, striscioni o altri simboli o scritte, inclusi fondali recanti tali segni. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori, segnalo inoltre la necessità che i deputati che partecipano da remoto si trovino in un luogo adeguatamente isolato da interferenze e che siano visibili quando intervengono e che possano utilizzare una connessione internet stabile. Ricordo che secondo le intese informali tra i gruppi, dopo la relazione della ministra potrà avere luogo un intervento per gruppo di ciascuna commissione della durata di non oltre 5 minuti. Nell'ambito del tempo assegnato, ciascun gruppo potrà altresì prevedere l'intervento anche di più deputati, fermo restando il tempo complessivo a disposizione. Anche a nome della Presidente della 12ª Commissione, l'Onorevole Maria Lucia Lorefice, e di tutti i colleghi delle Commissioni riunite, quindi ringrazio la Ministra per la sua disponibilità e le cedo immediatamente la parola. Prego, Ministra. Grazie, Presidente, ringrazio anche la Presidente Lorefice, saluto gli onorevoli deputati. Essere qui oggi ad illustrare le priorità del Ministero del Lavoro nell'utilizzo delle risorse del Recovery Fund è una preziosa occasione di dialogo e confronto con il Parlamento, imprescindibile per centrare l'obiettivo del Governo di giungere al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza condiviso e in grado di rilanciare l'economia e l'occupazione. Le priorità di intervento del mio Dicastero sono declinate in progetti che ritengano possano svolgere un ruolo determinante per contribuire al risanamento economico del nostro Paese e modernizzare il nostro mercato del lavoro, allineandolo agli standard più efficienti e virtuosi degli altri Stati membri dell'UE. Le priorità che illustrerò oggi sono temi sui quali in gran parte ho orientato la mia azione di governo fin da quando mi sono insediata al Ministero e che risultano oggi ancora più urgenti da sviluppare e implementare per far fronte alle pesanti conseguenze derivanti dalla pandemia in atto. Potenziamento delle politiche attive, sviluppo delle competenze professionali, tutela del reddito e della qualità del lavoro, contrasto al caporalato e al lavoro sommerso, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In altri casi, come per la riforma degli ammortizzatori sociali, è stata l'emergenza epidemiologica ad accelerare la stringente necessità di intervenire per colmare le gravi lacune del nostro ordinamento a cui è necessario porre rimedio. Nell'ambito del Recovery Plan, quindi, abbiamo individuato 11 progetti, tra loro distinti ma strettamente connessi, accomunati dall'obiettivo di ridurre le disuguaglianze che ad oggi caratterizzano il mercato del lavoro italiano, puntando a realizzare un miglioramento non solo da un punto di vista quantitativo in termini di aumento del tasso di occupazione, ma anche sotto il profilo quantitativo. Qualitativo. E infatti, come specificherò meglio a breve, intendiamo costruire un mercato del lavoro che sia più competente, puntando sulla formazione e sulla riqualificazione, soprattutto nei settori del verde e del digitale, più inclusivo, che coinvolga paritariamente uomini e donne e garantisca un'adeguata protezione sociale e inclusione attiva ai soggetti più vulnerabili, più trasparente attraverso una mirata lotta al fenomeno del caporalato e altre forme di lavoro irregolare, più digitalizzato anche attraverso la realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati e del fascicolo elettronico unico del lavoratore. Infine, più sicuro, accogliendo un'accezione di sicurezza ampia che non solo comprenda la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
ma si traduca anche in una maggiore protezione del lavoratore e nell'incremento della stabilità e qualità del lavoro stesso. Pertanto abbiamo pensato a misure che garantiscano una maggiore adeguatezza dei livelli di reddito attraverso l'ancoraggio della detassazione dei rinnovi contrattuali dei contratti collettivi nazionali all'introduzione di un salario minimo orario modulato dalla contrattazione collettiva, nonché mediante il sostegno della contrattazione di secondo livello quale strumento per accrescere la produttività a livello aziendale e riconoscere ai lavoratori benefici contrattuali ed economici come premio per i risultati raggiunti. Partendo dal primo punto, una delle nostre priorità è rappresentata dallo sviluppo delle competenze. Credo infatti sia doveroso accogliere un modello in cui il lavoratore non costituisca più un mero costo per l'azienda, ma venga considerato una risorsa da far crescere sulla quale investire. L'investimento in capitale umano è una delle chiavi di volta su cui costruire il rilancio dell'impresa e del lavoro. Già con il decreto legge 34 del 2020, attraverso l'istituzione del Fondo Nuove Competenze, abbiamo messo un primo tassello in un percorso che mette al centro la valorizzazione delle competenze, premiando le imprese che investono nella formazione del capitale umano. Proseguendo in questa direzione, intendiamo istituire un piano nazionale per le nuove competenze che sarà sviluppato in collaborazione con i ministeri dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'innovazione. Più precisamente nell'ambito del progetto rilancio delle politiche attive a sostegno delle transizioni occupazionali, puntiamo alla realizzazione di interventi strategici a livello nazionale finalizzati a sostenere le transizioni occupazionali con un'azione integrata che punti allo sviluppo delle competenze delle persone giovani e adulte, indirizzandole anche verso i futuri ambiti economici del verde e della digitalizzazione. L'acquisizione e il possesso di competenze è infatti il volano per entrare, muoversi e rimanere agevolmente con resilienza all'interno del mercato del lavoro. Al fine di migliorare il livello delle competenze degli individui occorre procedere a una formazione mirata e personalizzata che soddisfi specifiche esigenze di qualificazione e riqualificazione e aiuti le persone a trovare un impiego coerente con quanto richiesto dal mercato, ad acquisire nuovi saperi, riducendo il cosiddetto skill mismatch, ossia la discrasia tra qualifiche disponibili ed esigenze delle imprese. In tale contesto è certamente essenziale continuare l'azione di potenziamento dei centri per l'impiego e di rafforzamento delle interazioni tra questi ultimi e i servizi sociali per la presa in carico integrata di soggetti e famiglie in condizioni di fragilità o disoccupazione. Competenza, infatti, è anche la parola d'ordine per chi svolge il ruolo fondamentale di accogliere, orientare e accompagnare le persone all'interno del mercato del lavoro. Intendiamo inoltre valorizzare il modello italiano di apprendimento duale, quale sistema di formazione professionale alternata tra scuola e lavoro, che veda le istituzioni formative e i datori di lavoro affiancati nel processo formativo per intervenire sull'abbandono scolastico, favorendo la transizione dallo studio al lavoro, lo sviluppo di nuove professionalità e l'occupabilità dei giovani. Lungo questa direttrice si colloca anche un altro degli 11 progetti presentati, cioè quello che riguarda la completa rivisitazione della disciplina degli ammortizzatori sociali, sulla quale, come noto, è già al lavoro una commissione composta da 5 esperti da me nominati. Come già ho chiarito in altre occasioni, la riforma che intendo attuare mira a snellire l'impianto normativo e procedurale e a superare la frammentarietà e la disorganicità che ad oggi connotano la regolamentazione contenuta nel decreto legislativo numero 148. Il nuovo sistema si caratterizzerà infatti per la sua vocazione all'universalismo, coinvolgendo nel meccanismo assicurativo le imprese di tutti i settori produttivi e tutti i lavoratori. Non verranno tuttavia trascurate le necessarie differenziazioni legate alla dimensione aziendale e alla specificità dei diversi settori produttivi. Indispensabile sarà poi la complementarietà con le politiche attive
finalizzata al mantenimento occupazionale o al reinserimento dei lavoratori tramite una riqualificazione professionale e un accrescimento delle competenze individuali utili a rispondere alle ristrutturazioni aziendali o, nel caso di lavoratori in transizione, alle esigenze del mercato del lavoro, nell'ottica appunto di attenuare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Inoltre, particolare rilevanza sarà riservata alle iniziative tese a favorire la staffetta generazionale per agevolare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Il mercato del lavoro che con queste azioni intendo realizzare deve essere, come appena precisato, più competente, ma è altresì importante che diventi più sicuro. Uno specifico progetto è quindi dedicato al rafforzamento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, considerati un bene primario da tutelare e al contempo elementi indispensabili per creare un tessuto produttivo moderno ed efficiente sull'intero territorio nazionale. Le direttrici da seguire sono essenzialmente riconducibili alla progettazione e implementazione di dispositivi e sistemi di nuova generazione per la prevenzione e mitigazione del rischio individuale, collettivo e ambientale. In questo percorso si inserisce anche la sfida ad accelerare il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e delle imprese, consentendo così una gestione più efficace dei rischi nei luoghi di lavoro e la diffusione di modelli innovativi. Nell'ambito di un programma di così ampio respiro abbiamo ovviamente ritagliato uno spazio anche al sostegno della contrattazione collettiva, che costituisce uno dei pilastri attorno ai quali si sviluppa il mercato del lavoro italiano. In particolare la finalità è quella di valorizzare ulteriormente la contrattazione collettiva in relazione al progetto di introdurre un salario minimo orario, collegandolo lo stesso alla previsione di una detassazione dell'incremento salariale derivante dal rinnovo dei contratti, in modo che progressivamente i minimi retributivi attualmente definiti dei contratti collettivi di primo livello possano adeguarsi all'importo del salario minimo che sarà individuato nel nostro Paese. E infatti, una volta favorito il progressivo adeguamento dei parametri fissati dei contratti collettivi ai valori salariali stabiliti con l'introduzione del salario minimo orario, si determinerà sul piano nazionale un incremento generalizzato dei livelli retributivi. Ciò comporterà un miglioramento delle condizioni dei lavoratori, accrescerà la dignità e il valore del lavoro prestato e consentirà di eliminare fenomeni di dumping salariale e di concorrenza sleale tra le imprese. Vogliamo inoltre introdurre misure di sostegno alla contrattazione collettiva di secondo livello quale strumento per accrescere la produttività a livello aziendale, riconoscere ai lavoratori benefici contrattuali ed economici come premio per i risultati raggiunti e migliorare l'offerta dei beni e servizi di welfare contrattuale. L'aumento del tasso di occupazione e la ripresa economica saranno altresì sostenute da un'altra misura di carattere trasversale rispetto alle altre già esaminate, consistente nella previsione di una temporanea riduzione del costo del lavoro che si sostanzierà nella concessione di sgravi contributivi. Ci prefiggiamo in tal modo di creare nuovi posti di lavoro, tenendo conto anche del diverso impatto prodotto dalla crisi sul piano territoriale, di genere e in particolare sui giovani. Inoltre, l'occupabilità dei singoli cittadini verrà favorita attraverso il progetto avente ad oggetto la definizione dell'interoperabilità delle banche dati e del fascicolo elettronico unico del lavoratore, integrato appunto in modo interoperabile, integrando in modo interoperabile i dati presenti nelle banche dati di tutti i soggetti istituzionali e non coinvolti nella fase di ingresso del mondo del lavoro. Si potrà così ottimizzare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro fornendo un accesso unico che potrà essere usato dal cittadino in un'ottica di semplificazione e dalle imprese e dagli operatori per fruire di informazioni certificate su tutti gli aspetti che riguardano l'ingresso al mondo del lavoro da parte dei singoli cittadini. Come ho già accennato all'inizio di questo intervento, l'abbattimento delle disuguaglianze e il raggiungimento di una piena equità sociale costituiscono un obiettivo primario. Sono stati pertanto individuati interventi che mirano a garantire l'inclusione sociale sotto il profilo dell'inserimento lavorativo di fasce svantaggiate
o a rischio di emarginazione o ancora a rischio di sfruttamento perché impiegate in forme di lavoro irregolare, fenomeno purtroppo ad oggi largamente diffuso in alcune aree del nostro paese e in determinati settori produttivi. A tal proposito sono stati elaborati diversi progetti specificamente dedicati alla tutela delle categorie più vulnerabili. Mi riferisco alle donne, alle persone affette da disabilità, ai bambini e ai ragazzi in condizioni di fragilità. Voglio partire dal progetto di empowerment femminile che si propone di attribuire alle donne un ruolo attivo all'interno del mercato del lavoro. A tal fine abbiamo pensato ad investimenti mirati che sono finalizzati a contrastare il divario di genere, aumentando il livello di partecipazione delle donne al mercato del lavoro ed eliminando il cosiddetto gender pay gap. A tal fine agiremo su più fronti, oltre a proseguire con la sperimentazione dell'assegno individuale di ricollocazione come misura di politica attiva del lavoro. Vogliamo favorire l'occupazione femminile attraverso l'introduzione di un incentivo in termini di sgravi contributivi per il loro ingresso al lavoro e misure per incentivare la prosecuzione del lavoro femminile al rientro della maternità. Per garantire una reale parità di trattamento anche sul piano retributivo, abbiamo in progetto di introdurre incentivi sul salario di produttività che inducano le imprese ad utilizzare indici di produttività del lavoro gender oriented. Inoltre sarà essenziale adottare misure che facilitino la conciliazione tra vita privata e vita professionale, nonché interventi dedicati a riequilibrare la ripartizione degli impegni nel lavoro e nella cura della famiglia tra uomini e donne, anche attraverso il rafforzamento del sistema dei servizi socioeducativi per la prima infanzia e i servizi per la long-term care. È necessario poi promuovere una maggiore trasparenza nella gestione del rapporto di lavoro, anche per contrastare quei fenomeni come il cosiddetto part-time involontario o le dimissioni involontarie, frutto di un inaccettabile retaggio culturale che abbiamo il dovere di superare. È fondamentale inoltre che le donne siano protagoniste del progetto di valorizzazione delle competenze anche nei settori del green e del digitale, e di quello più generale e di quel processo più generale di appiattimento del divario tra le professionalità esistenti e il fabbisogno delle imprese, facendo in modo che abbiano un ruolo attivo in tali transizioni. Mediante queste operazioni di sostegno all'occupazione femminile, le donne potranno migliorare le proprie competenze e potenzialità innovative e creative e acquisire dunque una maggiore fiducia nelle proprie capacità. Questa ritrovata consapevolezza consentirà loro di essere più presenti nel mercato del lavoro, affermandosi anche come investitrice e imprenditrice, incentivando quindi l'imprenditoria femminile. La realizzazione di una piena equità sul piano lavorativo e sociale passa chiaramente anche attraverso la tutela delle persone con disabilità. Il progetto ad essere dedicato si propone di rafforzare le azioni volte al miglioramento delle loro condizioni di vita mediante un sostegno mirato all'inclusione sociale e lavorativa e alla riduzione di barriere culturali e sociali, assicurando altresì una omogeneizzazione territoriale degli interventi. In particolare, il progetto si esplicherà attraverso il potenziamento del supporto alle persone con disabilità e alle loro famiglie, attraverso l'incremento di servizi domiciliari, favorendo così la permanenza nel proprio domicilio, adeguando le prestazioni alle nuove modalità di assistenza domiciliare, nonché incrementando percorsi programmati di accompagnamento verso l'autonomia, la vita indipendente, mediante la rivalutazione delle condizioni abitative al fine di realizzare processi di deistituzionalizzazione. Nell'ambito di tale processo è altresì prevista la possibilità di un sostegno alla domotica e alla ristrutturazione degli alloggi in chiave di autonomia delle persone che presentano difficoltà di deambulazione o di organizzazione pratica degli spazi. Si prevedono altresì misure finalizzate a promuovere l'accesso al mercato del lavoro da parte delle persone con disabilità attraverso interventi volti a favorire la domiciliarità nonché mediante la dotazione di dispositivi che agevolino lo svolgimento del lavoro agile, migliorando altresì la riqualificazione e il livello delle competenze, soprattutto quelle digitali. Tra le categorie vulnerabili figurano certamente anche bambini e ragazzi che vivono in contesti familiari di povertà materiale ed educativa. Abbiamo quindi delineato una specifica area di intervento che si fonda sul rafforzamento delle competenze
del sistema dei servizi sociali e sulla creazione di una forte governance a livello locale per l'attivazione di equipe multidisciplinari diffuse e per una presa in carico intensiva e limitata nel tempo. L'obiettivo primario è quello di creare le condizioni perché questi minori escano dal circolo della povertà e, guidati da questa finalità, nell'ambito di tale progetto ci proponiamo, tra l'altro, di operare per rendere possibile una diagnosi precoce delle situazioni di vulnerabilità familiare attraverso un'azione mirata al sostegno delle capacità genitoriali. Vogliamo poi promuovere misure per la prevenzione dell'allontanamento dei minori dalla propria famiglia d'origine, laddove i fattori di negligenza non siano gravi e l'intervento risulti appropriato. Sul piano delle politiche sociali non posso inoltre omettere di menzionare il progetto volto al potenziamento dei presidi sociosanitari per garantire che i servizi sociali territoriali siano in grado sull'intero territorio nazionale di adempiere al ruolo loro assegnato di affiancamento e integrazione con i servizi sanitari. Infine, non potevamo trascurare una delle piaghe più pericolose del nostro sistema, che svilisce la dignità dei lavoratori, degli individui, giungendo a cancellare il rispetto di ogni diritto fondamentale dell'uomo, oltre che a comportare ripercussioni negative sul piano economico. Faccio riferimento al lavoro sommerso. A tale proposito, il progetto tende ad accrescere la qualità del lavoro e delle condizioni dei lavoratori, inclusi gli aspetti relativi alla retribuzione e alla protezione sociale, attraverso il rafforzamento dell'azione di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso, del caporalato e di altre forme di lavoro irregolare. Tra le varie azioni che bisogna intraprendere si segnalano il rafforzamento degli enti preposti alla vigilanza, sia sotto il profilo delle risorse umane e strumentali, sia sul piano dell'aggiornamento e della formazione continua, la promozione di campagne di comunicazione, azioni di informazione e di sensibilizzazione del mondo del lavoro e delle istituzioni scolastiche, la realizzazione di strumenti di sostegno alle PMI per la corretta gestione dei rapporti di lavoro. Il progetto descritto si propone inoltre, in continuità con le azioni già appunto messe in atto dal governo, inserendosi a pieno titolo nella strategia delineata nel piano triennale 2020-2022 approvato lo scorso 20 febbraio 2020 dal tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, e sul quale lo scorso 21 maggio 2020 è stata raggiunta l'intesa in sede di conferenza unificata. Analoghi obiettivi di contrasto al caporalato e allo sfruttamento dei lavoratori presentano le misure contenute nel decreto fiscale per ostacolare la convenienza fiscale della somministrazione illecita di manodopera. A conclusione di questo intervento vorrei condividere appunto una breve riflessione. L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha colpito duramente il nostro paese. Abbiamo però l'occasione per risollevarci e tornare più solidi di prima. Durante la pandemia il mio ministero ha ricoperto un importante ruolo a tutela dei lavoratori e delle imprese italiane, e le politiche del lavoro e sociali dovranno svolgere un ruolo centrale in questo ambizioso progetto per restituire ai cittadini un mercato del lavoro più equo, sicuro, competitivo e moderno. Ovviamente io vi assicuro che impegnerò tutte le mie energie affinché questo si realizzi, e ovviamente concludo ribadendo che il confronto con il Parlamento e tutti coloro appunto i quali compongono due commissioni così importanti come le vostre sia necessario e indispensabile. Grazie. Grazie Ministra, adesso do la parola quindi ai colleghi. Ovviamente considerate che abbiamo sia la Commissione Lavoro che la Commissione Affari Sociali, quindi mescolerò un po' i nomi delle persone che si sono iscritte. E volevo anche precisare che abbiamo un problema sulla piattaforma, è generale il problema, quindi non vediamo soltanto la Ministra, ma il problema è che non vediamo neanche gli altri collegati. Ci siamo però abbiamo accertato però l'esistenza, diciamo, l'identità delle persone che si sono collegate, per cui
Procederei comunque con l'audizione se i colleghi sono d'accordo e do la parola quindi per primo all'onorevole Cubeddu del Movimento 5 Stelle. Grazie Presidente, grazie. Ringrazio molto il Ministro Nunzia Catalfo per questo intervento che ci dà una panoramica generale, ci ha offerto una panoramica generale sui tanti interventi che si vogliono porre in essere e che riguardano il futuro della contrattazione di lavoro per noi. Niente. E va concentrato come ci è stato insegnato. Onorevole Cubeddu, Quindi noi devo non rifarlo. onorevole Cubeddu, chiedo scusa se interrompo, ma la connessione purtroppo non è buona e salta la linea. Lei si può collegare meglio e quindi le do la parola più tardi oppure no? Morto. Se interrompendo il video mi sentite meglio, non so, mi dica se si Il sente video è anche comunque, meglio. il video in realtà non lo vediamo comunque, ma credo che non si senta bene. Vogliamo Mi fare una dica, io prova? Va continuo a bene, proviamo. parlare. Va bene, Se mi proviamo. sente, mi sta sentendo? Sì, proviamo. Proviamo, ecco, allora cerco di essere molto rapido, proprio per le difficoltà di connessione che ci sono. Ora, siccome per arrivare all'accordo sul Recovery Fund e per raggiungere un raccordo europeo abbiamo visto che ci sono state, così, no, non c'è stata una comunione di intenti da parte di tutti i paesi, anzi l'Europa si è divisa, diciamo, in due blocchi e c'è la possibilità che i piani nazionali, da sottoporre al Consiglio europeo possano far scattare dei veti da paesi che non erano propriamente d'accordo con la disponibilità che era stata offerta dall'Europa per sostenere questi piani nazionali. Ecco, volevo chiedere al Ministro se questa preoccupazione che ci possano essere dei veti da parte di paesi e se allora se ci fosse questa preoccupazione. Se non sarebbe meglio favorire alcuni dei tanti progetti a cui ha fatto riferimento, più propriamente destinati alle Next Generation, perché il problema di un eventuale veto si potrebbe, pensare in relazione a dei progetti che riguardino o che possano riguardare più propriamente, la generazione odierna e non le prossime generazioni. Ecco. Se intende favorire dei progetti tra tutti quelli elencati più propriamente destinati alle future generazioni. Grazie. Grazie onorevole Cubeddu, do adesso la parola all'onorevole Cantone, che ricordo ha 2 minuti e mezzo. Grazie. Allora, grazie Ministro, appunto mi fermo qui e leggerò bene la relazione. Tre questioni. La prima è una domanda, la seconda è una richiesta, la terza è una considerazione. La domanda è: lei sta facendo incontri con le organizzazioni sindacali sul problema delle pensioni? Nei primi incontri che abbiamo fatto con lei abbiamo parlato un po' di pensioni, ma vorrei sapere a che punto stanno le cose e come va avanti il tavolo. La seconda è la richiesta, proprio in considerazione della domanda che le ho fatto. Io gradirei fare un incontro con lei di tutta la commissione per discutere di pensioni, anche rispetto al Recovery Fund e quello che si prevede. Poi lo faremo anche col Ministro dell'Economia, ma con lei è importante farla al più presto. La considerazione è la seguente: i lavoratori e le lavoratrici non sono un costo con l'impresa, per le imprese. Penso che forse ho capito male la sua relazione, ma la rileggerò, perché sono fondamentali, lo sono sempre stati, perché se le nostre imprese sono così brave, considerate nel mondo, forse perché c'è stata una manodopera straordinaria e sono i lavoratori e le lavoratrici. Quindi, nella revisione del modello contrattuale a cui lei ha fatto riferimento, mi auguro e spero, aggiungo, si deve,
coinvolgere le forze sociali, sia sindacali che imprenditoriali. Grazie. Grazie onorevole Cantone. Darei la parola adesso all'onorevole Bellucci per la Commissione Affari Sociali. Grazie. Grazie Presidente. Ho ascoltato attentamente la relazione del Ministro Catalfo e certamente anche io la rileggerò, perché Ministro, le sottolineo una preoccupazione. Dal momento che il suo Ministero, nella denominazione, riporta Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Allora, certamente il lavoro è fondamentale quando parliamo di disuguaglianza, quando parliamo di piena integrazione e anche inclusione, quando parliamo di aiuto anche ai più fragili. Però è pur vero che le politiche sociali non si esauriscono all'interno delle politiche del lavoro. E la mia preoccupazione, le dico, è profonda, nella misura in cui aspetti.
In primis partirei dal fondo delle nuove competenze che già citava appunto nel suo intervento, che oltre ad essere importante per quello che è il mondo del lavoro è anche importante dal punto di vista sociale, soprattutto quando si parla di disparità di accesso al lavoro, ai contesti lavorativi tra uomo e donna, ma non solo, anche per quello che possono essere le condizioni per esempio di disabilità. Quindi è importante investire sulle nuove competenze affinché le persone, i lavoratori possano sempre trovare un posto di lavoro e anche accrescere la loro competenza. Una domanda che mi volevo porre appunto alla Ministra, se proprio in termini delle persone con disabilità e che hanno delle condizioni quindi diverse di vita, si sia previsto all'interno del recovery plan una progettualità per aumentare e migliorare quella che è l'inclusione sia ovviamente lavorativa ma anche sociale di quello che sono le persone con disabilità, che oggi soprattutto a seguito di quello che è stato il periodo pandemico hanno subito un forte arresto e molti sono rimasti a casa, quindi se si sta valutando appunto una progettualità in questo senso. Si è parlato anche di fragilità, si è parlato di presidi sociosanitari e quindi anche di RSA e quello che è tutta la rete sociosanitaria che riguarda sia la parte sanitaria sia la parte sociale. Rispetto a questo ricordo che c'è appunto una proposta di legge a mia prima firma sul budget di salute che sì è in termini come dire di competenza del Ministero della Sanità, ma riguarda anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e non solo, perché è una progettualità che si prevede col budget di salute dove al centro si rimette la persona e si rimette anche al centro la persona all'interno di diversi contesti che non è solo quello sanitario e quindi di presa in carico del paziente, ma anche dal punto di vista sociale e anche dal punto di vista lavorativo. Quindi chiedo appunto alla Ministra se nella progettualità, dato che tra l'altro nel decreto rilancio sono state stanziate delle risorse, se si prevede di utilizzare maggiormente questo genere di strumenti. E su questo mi collego anche alla possibilità, nell'ambito della povertà educativa, che è un tema che lei ha trattato nel suo intervento, se si può pensare a strumenti come ad esempio il budget educativo, così come abbiamo anche il budget ambientale, che sono sostanzialmente lo stesso tipo di strumento ma declinato nei diversi contesti. Ricordiamo anche che la pandemia ha fatto emergere quello che sono le criticità delle residenze socioassistenziali e sociosanitarie che devono essere supportate da una rete sociosanitaria territoriale. E qui le faccio un'ulteriore domanda che avevo fatto anche alla Ministra Bonetti, se ritenete opportuno anche avere dei progetti del recovery plan e quindi stanziati con le risorse che arriveranno in Italia rispetto a una rete sociale anche digitale. Mi spiego, in questo momento soprattutto dell'Italia, che ovviamente le fragilità sociali emergono e sono emerse in maniera dirompente, ritenete opportuno creare proprio una rete sociale di supporto che sia anche digitale, perché quello che mancano ed è emerso chiaramente anche per quello che riguarda la disabilità e per quello che riguarda il caregiver familiare, quello che sono anche i dati. Noi abbiamo una carenza rispetto all'informazione e ai dati delle persone con disabilità, con invalidità civile e quanto altro, e quindi creare una rete digitale e sociale oltre che territoriale potrebbe essere una soluzione. Credo di aver finito anche il mio tempo, grazie comunque del suo intervento oggi. L'ultima domanda invece è se ritenete anche di integrare con dei progetti che possono essere anche a supporto di quello che noi già stiamo portando avanti, come l'assegno unico e come il Family Act. Grazie. Grazie onorevole D'Arrando. Do la parola adesso all'onorevole Durigon. Ci sente Durigon, onorevole Durigon? No. Allora, onorevole Polverini, prego. Sì, grazie Presidente. Grazie Ministro. Io sono purtroppo molto delusa dal suo intervento. Vede, l'ultima volta che ci siamo visti lei è andata assolutamente fuori tema, se lo ricorderà. Oggi mi pare totalmente fuori contesto rispetto alla discussione sulla quale siamo impegnati. Io mi aspettavo da lei che ci desse delle indicazioni rispetto a intanto quanto pensa di portare a casa, mi lasci passare questa cosa,
rispetto alla ingente somma del Recovery Fund, ma soprattutto mi aspettavo che ci spiegasse, non dico nel dettaglio, ma comunque in linea generale, dove e come intende appostare le risorse, appunto, che arriveranno dall'Europa. Lei ha parlato di 11 progetti, ha segnato ovviamente alcuni punti come la formazione, la riqualificazione, l'inclusione, la trasparenza, arrivando al caporalato, la digitalizzazione, eccetera, eccetera, eccetera. Forse eravamo ad un convegno nel quale illustrare quali fossero gli auspici del suo impegno, ci potevamo anche stare, ma qui siamo all'interno del Parlamento e dobbiamo cominciare a dirci un po' le cose nel concreto. Quando parliamo di digitalizzazione vorrei capire che cosa intende fare, se per esempio intende diversificare l'impegno anche rispetto alle differenze territoriali, alle differenze diciamo anche di dimensioni delle aziende, dei territori, eccetera. Mi sarei aspettata anche, al di là diciamo della frase universalità, un impegno un pochino più preciso rispetto a quale sarebbe la rivoluzione che lei intende mettere in campo sul sistema degli ammortizzatori sociali, come anche mi sarei aspettata che ci spiegasse un pochino meglio che cosa intende fare rispetto alla conoscenza e quindi ai processi formativi che dovranno in qualche modo rispondere a nuove esigenze e soprattutto fare fronte ad una crisi occupazionale mai così grande come quella che stiamo vivendo. Ha parlato anche di persone con fragilità, le posso dire anche sarà una mia fissazione, insomma, sempre mettendo in fila le donne insieme diciamo agli altri soggetti fragili. Io in qualche modo rispetto alla questione femminile penso che vada vista con un occhio diverso, al di là dei problemi che ancora rimangono in capo alle donne, come quello che ha ricordato e sul quale nella scorsa legislatura abbiamo fatto notevoli passi in avanti, quello delle dimissioni in bianco, per non parlare poi della questione della conciliazione. Ecco, prima ci siamo soffermati per esempio sullo smart working e con grande preoccupazione anche da parte mia e di altri colleghi che poi questa forma di lavoro possa in qualche modo essere orientata alle donne per conciliare, non per svolgere quella che è la loro attività professionale. Insomma, mi pare che alla fine, al di là di grandi slogan, equità sociale, abbattimento delle disuguaglianze, non mi pare che c'è nella sua relazione un intervento preciso. Mi soffermo per ultimo sulla questione del mezzogiorno. Vorrei capire se lei ha, come dire, in mente un impegno specifico per il mezzogiorno d'Italia, che sicuramente ha problemi strutturali molto più profondi. Vorrei capire come si concilia il suo impegno rispetto alla contrattazione collettiva, al salario minimo, al salario di produttività, al coinvolgimento delle parti sociali, con per esempio il contratto dei rider che è stato firmato non più tardi di una settimana fa con gli stessi soggetti che, guarda caso, sono al tavolo con lei, mi riferisco alla parte datoriale. Per ultimo le faccio alcune domande che lei in qualche modo continua a sfuggire. Lei lo sa che rispetto al suo grande lavoro, a quello che ci aspetta per il futuro, i centri per l'impiego avranno un ruolo fondamentale. Ecco, lei ci deve dire che cosa intendi fare dopo il fallimento di Parisi. Ormai siamo diventati una sorta di macchietta quando ci incontriamo con il presidente di ANPAL. Che cosa intende fare realmente nel concreto sulle imprese o sulle neo assunzioni, visto che ha parlato anche di giovani, eccetera? Se mantiene così com'è il decreto dignità, che pure in questi mesi ha segnato, come dire, un momento come dire, complicato, no? Perché è chiaro che di fronte ad una richiesta di flessibilità qui abbiamo ingabbiato alcune figure, nello stesso tempo abbiamo sottratto lavoro in particolare ai giovani, e nel processo di formazione, visto che lei in qualche modo si è molto soffermata, come intende integrare il sistema formativo, le università, i centri per l'impiego, le imprese stesse, eccetera. Quindi mi dispiace, ecco, oggi non aver potuto cogliere nella sua relazione alcuno spunto per dare una reale e concreta collaborazione. Mi auguro che magari nei prossimi giorni avrà la
la bontà di elaborare un progetto un pochino più articolato per metterci nelle condizioni di dare, qualora il governo lo ritenesse opportuno, dei suggerimenti che magari possano ritornare utili. Grazie onorevole Polverini, do ora la parola all'onorevole Gribaudo. Grazie Presidente, grazie Ministra per questa audizione. Io voglio provare a recuperare gli aspetti interessanti che ha toccato Ministra nella sua relazione, fermo restando che condivido quanto già espresso da alcuni colleghi, non solo nel porre delle domande, ma proprio anche un approfondimento ulteriore magari da parte sua, soprattutto visto che lei diceva non è solo un tema di quantità, ovviamente, perché ci sarà un problema, parliamoci chiaro, rispetto al blocco dei licenziamenti, alla giusta proroga degli ammortizzatori sociali, ma poi arriverà il 1 gennaio del 2021, ed effettivamente avremo un problema anche di quantità rispetto all'occupazione, che già non è molto in salute, e poi ci arrivo. Ma c'è un tema di qualità, come lei stessa ricordava. È giusto puntare sulla formazione, ed è giusto, e credo che sia un punto invece positivo e ambizioso, ragionare sul tema delle competenze. Però, Ministra, non posso sfuggire, anche perché con altri colleghi da un po' di tempo abbiamo posto, lo ricordava poc'anzi la collega Polverini, c'è però un problema, perché le politiche attive sono guidate attualmente dall'ANPAL, una struttura sulla quale appunto non sappiamo sostanzialmente nulla del piano industriale, non abbiamo chiara qual è la visione. Sappiamo che ci saranno delle risorse importanti soprattutto sui progetti che riguardano le nuove generazioni, che sono quelle più colpite da questa crisi. Gli ultimi dati dell'Istat ci dicono che l'emergenza occupazionale è estremamente emergenza generazionale. Già era un problema prima nel nostro paese, ho sentito nel suo intervento alcuni accenni alle questioni, diciamo, dei più giovani. Le ricordo, signora Ministra, che noi abbiamo in questo momento non solo un problema tra i più giovani e i giovanissimi che fuoriescono dai circuiti della formazione, quindi bene insistere sul tema dell'alternanza scuola-lavoro e ragionare su come aggiornare le competenze, ma abbiamo un problema, ce lo ricordava qualche giorno fa in audizione anche il dottor Rosina, anche ormai sulle fasce che riguardano i 30-40enni, che sono in una fase intermedia e su cui il nostro paese deve fare molta attenzione, anche perché sono in un'età particolarmente complessa e complicata. Abbiamo fatto un passaggio importante per quanto riguarda il sostegno alla conciliazione, come l'assegno unico, ma la strada da portare avanti è ancora molta, perché non possiamo solo parlare di conciliazione, ma dobbiamo parlare di condivisione, per esempio, di cogenitorialità. Abbiamo bisogno quindi di investire di più e maggiormente anche sulle strutture, come lei stessa ricordava, ma anche per mantenere le donne al lavoro, che sono una risorsa straordinaria per questo paese e ancora troppo fuori dai circuiti occupazionali. È bene ricordarcelo che, se lo dicono autorevoli studi, se le donne nel nostro paese potessero davvero lavorare e continuare a lavorare anche dopo le gravidanze, non solo ne guadagnerebbe il PIL e l'economia del nostro paese, ma soprattutto ne guadagnerebbe il paese in termini più generali. Anche su questo c'è un lavoro in Parlamento per abbattere il gender pay gap. Noi abbiamo depositato una proposta di legge sulla parità salariale, abbiamo fatto un lavoro in commissione che speriamo che veda presto, come dire, il contributo di tutte le forze politiche per andare al più presto in aula sulla parità salariale, che vorremmo, signora Ministra, anche estendere con alcuni dei titoli che lei citava, per esempio appunto come sostenere maggiormente la natalità e la maternità. Mi auguro che su questo anche il Parlamento venga ascoltato, rispettato e che possa lavorare. Dicevo, c'è un tema che la pandemia ha sottolineato in maniera molto forte, cioè l'accrescere delle disuguaglianze. Vi è stata certamente una prima risposta emergenziale, anche per quanto riguarda le risorse, a un mondo che non sempre veniva considerato come quello del lavoro autonomo. Un primo passo indubbiamente nella giusta direzione, ma oggi noi abbiamo il dovere, dopo la fase emergenziale, di riscrivere un welfare che sia inclusivo, lei lo ha citato, però su questo anche qui vorrei avere qualche chiarezza in più rispetto al mondo variegato e vasto del lavoro autonomo. Non voglio cadere negli
gli errori che ci sono stati, ma serve un po' di selettività, perché altrimenti abbiamo visto che ci sono sempre i furbetti che ne approfittano. E allora bisogna riscrivere un sistema di welfare anche includendo il lavoro autonomo. Bisogna farlo a partire dalle cose che si possono e si devono già fare, per esempio dando attuazione alla legge sull'equo compenso, convocando quindi i lavoratori autonomi, le loro associazioni, oltre agli ordini e ai consigli, per scrivere insieme questo passaggio in più. Bisogna cioè sanare delle fratture. Per farlo qualitativamente gli strumenti in parte già ci sono e vanno attuati. Senza dubbio, e concludo, c'è il tema degli ammortizzatori sociali. Ha detto che è stata varata una commissione. Ecco, io anch'io mi auspico che questo lavoro passi e venga portato in Parlamento, perché abbiamo la necessità di condividere un percorso, visto che si tratta di un tema estremamente delicato per tutto il Paese, per i lavoratori e le lavoratrici di questo Paese. Grazie onorevole Gribaudo. Do la parola adesso all'onorevole Acunzo, che vedo collegato. Ci sente onorevole Acunzo? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno, prego. E ringrazio la Ministra, ringrazio tutti voi per questa riunione e per questo incontro in cui ci tengo particolarmente, mi fa piacere, la Ministra parlava prima appunto di questa, parlava dell'emergenza sanitaria che è innegabile che abbia creato un tale blocco per quello che riguarda il lavoro, e vado a evidenziare quanto questa emergenza sanitaria per quello che è il lavoro, per i lavoratori, sostanzialmente i lavoratori dello spettacolo dal vivo, i lavoratori del settore, del comparto in generale culturale. Io ho presentato anche un emendamento che spero possa essere attenzionato e possa essere approvato, perché ad esempio per quello che riguarda i lavoratori autonomi del mondo dello spettacolo, ancora oggi purtroppo, e spero che in questa fase appunto emergenziale si possa attenzionare in modo particolare affinché ad esempio quelle che sono già le cosiddette spese della sussistenza, la cosiddetta diaria, cioè il vitto e l'alloggio, ancora oggi in questa fase, nonostante questa fase emergenziale, concorrono a fare reddito per coloro i quali sono fortunati e riescono a lavorare. Per cui mi piacerebbe fare in modo che si possa riflettere bene su questo concetto e in virtù di questa fase emergenziale si possa in qualche modo andare incontro a questi lavoratori affinché almeno quelle che sono appunto le spese della cosiddetta sussistenza, perché in qualche modo queste spese, questo introito che i lavoratori autonomi dello spettacolo hanno, non è un introito poi sostanzialmente di un guadagno che in questa fase di difficoltà viene ad essere, come dire, abbastanza precaria. Ripeto, per coloro i quali sono fortunati e lavorano. E poi sempre per i lavoratori dello spettacolo, così come gli altri, ma rendiamoci conto della reale difficoltà che in questo momento stanno affrontando, perché questa emergenza sanitaria purtroppo ha colpito sì tutte le categorie, ma vi invito e invito gli onorevoli colleghi presenti e non solo la Ministra Catalfo, a riflettere su quanto abbia colpito questo settore, che vede nell'assembramento il nocciolo, proprio il cuore dell'attività e di questo tipo di lavoro. Grazie anche alla riflessione sul lato anche pensionistico che la Ministra sta facendo, e mi piacerebbe che in questa fase si attenzionasse anche per i lavoratori dello spettacolo la questione pensionistica, perché abbiamo fior fiori di artisti che da anni contribuiscono con i loro versamenti, contribuiscono attraverso il loro lavoro alle casse appunto pensionistiche, ma non hanno una, secondo me, ed è quello che bisogna attenzionare, un equo compenso rispetto a quello che in concreto i grandi artisti dello spettacolo italiano
hanno versato e continuano a versare. Grazie. Grazie onorevole Accunzo. Do adesso la parola all'onorevole Rizzo Nervo. Sì, grazie Presidente. Grazie al Ministro Catalfo per la sua relazione che ha toccato molti aspetti e che dà il segno davvero di una sfida epocale che abbiamo di fronte, una sfida da far tremare i polsi, con la necessità che le risorse importanti del Recovery Plan siano immesse davvero in un orizzonte strategico capace di affrontare non solo la contingenza e le conseguenze, soprattutto economiche e sociali, della crisi sanitaria, ma anche di affrontare alcuni nodi preesistenti in ambito del lavoro e in ambito sociale. Molto rapidamente alcune questioni, partendo da un dato. Onorevole Rizzo Nervo, ora funziona la piattaforma, può riavviare il video? Certo che sì. Non la vediamo. Eccoci qua, chiedo scusa. Dicevo, lo hanno già sottolineato alcuni colleghi negli interventi precedenti, la natura asimmetrica di questa crisi sanitaria. Se è stata simmetrica da un certo punto di vista perché ha colpito tutti i paesi in maniera abbastanza equanime, è sicuramente asimmetrica nei suoi effetti e quindi produce evidentemente delle forti diseguaglianze, un diverso impatto a seconda dei soggetti appunto che ne subiscono gli effetti. È stato già sottolineato il tema dell'occupazione giovanile, bene l'alternanza scuola-lavoro su cui lei si è concentrata, la necessità della diffusione del sistema duale e del sostegno e dell'aumento dei corsi ITS, quindi il tema dei giovani, ma anche, come veniva sottolineato negli ultimi interventi, non solo della fascia più giovane, ma anche quella dei 30-40enni che rischia nella crisi di essere ancor più una fascia colpita. E poi il tema dell'occupazione femminile, anche su questo lei è tornata, le chiedo in particolare sul tema e la prospettiva dell'assegno del congedo unico familiare retribuito, con la necessità che almeno un 20% di questo non sia trasferito all'altro familiare, l'altro genitore, qual è la posizione, e il tema dei servizi socioeducativi, con la necessità di una loro evoluzione rispetto a un contesto sicuramente mutato e probabilmente difficilmente immaginabile da qui a breve, che è difficile immaginare da qui a breve riportare nella situazione preesistente. Le chiedo anche per una cosa che se non l'ho sentita per colpa della connessione, ma non mi pare che lei abbia affrontato, che è quella dell'assegno unico per i figli e più in generale delle politiche a sostegno della responsabilità genitoriale. Abbiamo messo in campo, attraverso uno strumento normativo, uno strumento importante di politica familiare, abbiamo però necessità che questo sia dato sicuramente attuazione, questo certamente intreccia anche le competenze delle politiche sociali, ma appunto inserito in un quadro di sostegno alle responsabilità genitoriali più ampio, con in particolare un potenziamento e anche lì forse un ripensamento dei servizi. Quindi su questo le chiedo una sua più precisa opinione. Ancora il tema del supporto alle competenze dei servizi sociali territoriali. I territori sono i luoghi in cui diciamo le contraddizioni sociali si stanno già producendo e si produrranno sempre di più, e i servizi sociali territoriali possono essere lo strumento o fra gli strumenti, proprio per la loro dimensione multiprofessionale, multidimensionale, che possono affrontare e aggredire meglio il tema della povertà, il tema delle fragilità dei minori, il tema delle fragilità familiari. Quindi certamente sappiamo che da tempo vivono una situazione di sofferenza, non solo in termini quantitativi, ma anche di riposizionamento strategico delle loro competenze. Le chiedo anche su questo qual è la sua posizione. Ultima cosa, il tema del reddito di cittadinanza. Da più parti, lungo questi primi anni di sperimentazione, si è sottolineato come a fianco della efficacia rispetto all'obiettivo del sostegno al reddito, del contrasto alla povertà, ci sia la necessità di un piano di politiche attive molto più forte, molto più efficace per riportare al lavoro gli inattivi, migliorando l'incrocio fra domanda e offerta di lavoro e investendo di più e meglio sulla formazione, costruendo dei veri e propri progetti personalizzati che possono aiutarci anche ad evitare gli abusi di cui abbiamo
di cui abbiamo avuto notizie. Quindi su questo le chiedo ulteriormente come intorno a queste risorse si pensa di affrontare questo indubbio limite, e non riesco a non dirle anche come rispetto al tema delle politiche attive sul lavoro, le chiedo se si voglia e come affrontare anche il tema dell'attività di Ampal Servizi, rispetto al quale che da molto tempo è motivo, mi permetto di usare questa espressione, di qualche imbarazzo rispetto appunto alla sua funzionalità e l'efficacia del proprio lavoro. Grazie. Grazie onorevole Rizzonervo. Onorevole Rizzetto, prego. La ringrazio Presidente, grazie al Ministro. E molto rapidamente, molte cose chiaramente sono già state dette. Bene, Ministro, che avvenga quindi prima una considerazione, che sia un tavolo rispetto ai tali, anche perché ritengo, purtroppo, e vorrei in questo caso la sua opinione, che molto spesso la cassa integrazione sia diventata soltanto un anticipo di chiusura rispetto alle aziende, quindi non utilizzata a fondo rispetto alla sua primigenia natura e origine. I dati ci dicono che oltre il 70-75% delle aziende che finiscono in cassa integrazione. Onorevole Rizzetto, purtroppo la connessione non è buona. E allora io darei la parola all'onorevole Tripiedi e poi dopo magari torniamo dall'onorevole Rizzetto se si sentirà. Tripiedi, c'è l'onorevole? Mi sente? Sì, prego, onorevole Tripiedi. Grazie mille. Allora, intanto ringrazio il Ministro per gli sforzi fatti fino adesso dal suo Ministero. Onorevole Tripiedi, per cortesia, potrebbe avviare il video? Non la vediamo. Presidente, se avvio il video mi si stacca la connessione. Cioè, ho paura che mi sia, perché non ho una connessione stabile. Va bene, allora faccia una cosa, lo avvii un attimo solo per farci vedere che è lei e poi dopo lo ristacca. Anzi, colgo l'occasione per salutare tutti. Ecco, grazie, possiamo ristaccarlo, grazie. Grazie mille a voi. Allora, ripeto, io volevo ringraziare il Ministro per gli sforzi fatti dal suo Ministero, perché è stato fatto qualcosa di unico. È un grande lavoro a tutela delle imprese e dei lavoratori italiani. Sono stati spesi diversi miliardi di euro a favore dei cittadini colpiti da questa pandemia e con il Recovery Fund il governo spenderà altre risorse pubbliche che andranno a foraggiare le imprese e tutti i lavoratori in difficoltà, con dei progetti che ringraziamo il Ministro per averci spiegato un pochino saltuariamente, ma entreremo nel dettaglio quando presenteremo questi progetti in commissione. Io volevo ricordarle, Ministro, che una cifra, 60 miliardi, che corrisponde all'evasione contributiva stimata all'anno in Italia. Il numero delle ispezioni si sono ridotte drasticamente, abbiamo circa in Italia 1000 ispettori INPS e 300 ispettori INAIL, che a mio avviso è una cosa veramente vergognosa. Questo perché i singoli corpi ispettivi INPS e INAIL non hanno la possibilità di assumere gli ispettori a causa di una norma che prevede il ruolo ad esaurimento. In questo periodo, Ministro, noi dobbiamo aumentare i controlli proprio a tutela dei soldi pubblici e della sicurezza sul lavoro. Giusto per fare una parentesi, ricordo ancora gli attacchi che subì il presidente Tridico dal presidente di Confindustria, solo perché il presidente Tridico aveva detto che ci sono delle aziende che percepiscono la cassa integrazione senza che ne hanno il diritto. Alla fine abbiamo visto che i dati ci davano ragione, anzi davano ragione al presidente Tridico. Questo cosa vuol dire, Ministro? Abbiamo l'urgenza di assumere ispettori INPS e INAIL. E questo, voglio ricordarlo, non comporta, non mi viene bene la parola, ma questo non comporta un malessere nei confronti dell'INL, anzi
Questo deve essere un incentivo, non possiamo perdere competenze e soprattutto non possiamo perdere una macchina rodata qual è l'ispettorato dell'INPS e dell'INAIL. Mi sento io, Ministro, di ringraziare gli ispettori e vogliamo anche una forte presa di posizione da parte sua su questo tema. Volevo chiedere anche se da parte del suo Ministero sono stati fatti passi avanti per quanto riguarda il part-time ciclo verticale, sapendo che ci sono migliaia e migliaia di donne che hanno difficoltà ad accedere alla pensione proprio perché c'è una norma che non gli prevede il conteggio dell'anno completo sulla contribuzione. Quindi io le ripeto, la ringrazio e tenga duro perché abbiamo bisogno di una forza ed un'energia stratosferica perché ci stiamo ritrovando in una situazione epocale mai vista e quindi mi sento di ringraziarla per gli sforzi che ha fatto fino adesso. Grazie Ministro, grazie Presidente. Grazie Onorevole Tripiedi. Ridò la parola all'Onorevole Rizzetto. Prego. Sì, grazie Presidente Serracchiani. Chiedo scusa per la connessione ma devo fare di necessità virtù come noterete. Rapidissimamente volevo capire quindi ed effettivamente se il ministro Catalfo ritiene ancora che la cassa integrazione sia uno strumento performante rispetto alle aziende. Prima ricordavo, non so se si è sentito, che oltre il 70-75% delle aziende che finiscono purtroppo in cassa integrazione poi non riaprono più o in seconda battuta delocalizzano. E quindi sulla base di questo e sulla scorta di questo vorrei capire se è in previsione del Ministero del Lavoro cercare di proporre alcuni cambiamenti rispetto in seno al decreto dignità che evidentemente insomma è stato un mezzo fallimento sia per quanto riguarda le aziende, quindi sia per quanto riguarda la parte datoriale, sia per quanto riguarda la parte del rinnovo dei contratti che evidentemente ce ne sono e ce ne sono assolutamente pochi rispetto a quanto preventivato. Non entro su quanto ricordava il Ministro rispetto all'alternanza scuola-lavoro e la formazione, che sono due aspetti che secondo me almeno funzionano poco e ancora male purtroppo ad oggi in Italia. Mi interessa particolarmente quando il Ministro parla di salario minimo garantito. Ricordo che c'è, Ministro, vado a memoria, una sua proposta di legge a prima firma al Senato, depositata da circa un anno e mezzo, e che in Commissione Lavoro stiamo ancora aspettando su una mia risoluzione sul salario minimo garantito che il Governo venga a riferire quanto deve. Rispetto al salario minimo garantito, il mio dubbio è, spero, e si tramuta anche in una domanda a lei, che eventualmente il costo del salario in più, non per tutte le categorie, perché oggi, voglio dire, notiamo che c'è un salario minimo in Italia di circa 11 euro, la proposta della maggioranza o di parte della maggioranza è di 9 euro, quindi vorrei capire questa differenza, però temo che, anzi non vorrei che il costo in più si riversasse soltanto rispetto alle casse dell'azienda stessa, che non ce la farebbe evidentemente. Quindi questa è la seconda domanda. La terza domanda, ricollegata a questa, è se lei vorrà portare avanti il taglio del cuneo fiscale che, come lei sa, dura da giugno e scade a dicembre. Quindi vorrei capire se lo vorrà rendere strutturale. Taglio del cuneo fiscale. Apro una piccola e rapidissima parentesi su quanto lei diceva prima, ricollegandomi proprio al salario minimo garantito, vorrei capire se il suo ministero si vorrà occupare delle cosiddette gare al massimo ribasso, perché sì, è vero che ci sono dei salari molto bassi in Italia, sono ancora più bassi i salari e la paga minima oraria delle persone che soprattutto nell'ambito dei servizi sono i lavoratori degli appalti, centinaia di migliaia di persone che guadagnano circa 2 euro, 3 euro all'ora, questo grazie purtroppo alle gare al massimo ribasso. Un nostro ordine del giorno era stato accettato integralmente dall'ex sottosegretario Crimi, qualche giorno fa un mio ordine del giorno è stato completamente rigettato dalla maggioranza da parte di un altro sottosegretario. Ultime due questioni, vorrei capire se ha qualcosa in mente rispetto alle pensioni, ci sono dei temi che sono ancora enormi, la legge Fornero purtroppo ahimè non è ancora stata, voglio dire, superata. Però ad esempio c'è quota 41 e opzione donna sulla quale io immagino la prossima legge di stabilità dovrà dire qualcosa, quindi vorrei capire la sua opinione e poi dulcis posizione nei confronti
del presidente di ANPAL, Mimmo Parisi, perché la cosa è un po' scomparsa dagli schermi, però ritengo sia giusto farne sicuramente cenno. Anche lei in commissione, circa un mese e mezzo fa, prima di agosto, aveva detto che una sorta di risoluzione, non so quale essa sia, stava per essere approntata da parte del suo ministero, che ricordo è vigilante nei confronti di ANPAL. Grazie. Grazie onorevole Rizzetto, do la parola ora alla onorevole Fabiola Bologna, a cui chiedo se può, ecco, perfetto, la vediamo, ottimo, grazie. Buongiorno, grazie Presidente, ringrazio il Ministro Catalfo per la sua relazione molto dettagliata e mi focalizzo su questo. Ieri, come sa, ricorreva la giornata mondiale dell'Alzheimer e sappiamo che abbiamo circa 1 milione di pazienti con demenza nel nostro paese. Per queste persone, come per tutte le persone con gravi disabilità, la sfida è quella di poter avere un'assistenza adeguata e rispettosa della dignità della persona. Oggi la ricerca di un assistente, della cosiddetta badante, è per una famiglia una vera impresa. Sono sorte in questi anni, come sa, tante agenzie, ma non assicurano spesso referenze professionali e umane. Inoltre i costi sono elevati e spesso le famiglie si trovano in gravi difficoltà. In una società che invecchia, questo è un problema che a breve diventerà centrale. Tutti concordiamo che è importante prolungare la residenza nella propria abitazione, la vicinanza degli affetti, preservare l'autonomia, stimolare le capacità residue, ravvivare le relazioni familiari, rispondere al desiderio di compagnia e al bisogno di sorveglianza, provvedere al decoro dell'anziano, alla tenuta dell'ambiente di vita. Al momento però siamo in una giungla dove si mescolano delle esperienze positive e negative, più o meno opache, e manca una programmazione e un monitoraggio. Quindi credo che sia necessario che questa tipologia di lavoro, che comporta un'attività di assistenza, venga delineata meglio e valorizzata con una formazione adeguata. Lei ha parlato molto di formazione adeguata e certificata, sia organizzata e anche monitorata, in modo che anche chi offre questi servizi come agenzia privata possa garantire alle famiglie uno standard di qualità, una professionalità, definito anche per incrementare, diciamo, la platea delle persone che possono decidere di intraprendere questo lavoro. Inoltre è necessario, secondo me, ripensare anche a maggiori detrazioni fiscali per le famiglie, anche per far emergere il lavoro irregolare che è molto diffuso in questo settore. La ringrazio. Grazie onorevole Bologna. Adesso abbiamo l'ultimo intervento, quello dell'onorevole Giaccone. Grazie Presidente, grazie Ministro. Ho sentito e ho seguito con attenzione la sua relazione. Non posso dirmi, come dire, soddisfatto, perché come ha già espresso qualcuno in precedenza, sostanzialmente è una relazione generica che andrebbe bene per un convegno, ma ci aspetteremmo, come dire, in sede di audizione in commissione di avere qualche dato in più, ma speriamo comunque di averlo nel futuro. Quindi, come dire, vorrei fare alcune considerazioni che secondo me sono utili, perché se dobbiamo decidere, se deve decidere come andare a spendere i soldi del Recovery Fund, occorre partire da quello che è un monitoraggio di alcune situazioni esistenti, che vanno analizzate, e capire quale sarà il futuro di queste misure. Come dire, parliamo di reddito di cittadinanza, è palese che sia da riformare, perché abbiamo visto che al netto delle evidenti storture e, come dire, infrazioni della legge, dove abbiamo delle persone che si macchiano di reati che lo percepiscono, è evidente che dal punto di vista delle politiche attive del mercato del lavoro questa misura non sta funzionando, cioè è un sostegno da un punto di vista del reddito, ma non aiuta a creare nuovo lavoro. Infatti volevo chiedergli quanti navigator hanno creato nuova occupazione ai percettori di reddito di cittadinanza, ed è importante avere questi dati proprio per capire come procedere poi nel futuro, perché se non partiamo dall'esistente non ci può essere, come dire, una strada definita su come investire le risorse. Il DL Dignità, di fatto il DL Dignità è stato un po' superato dai vari decreti economici emergenziali e ha dimostrato di mostrare delle criticità. Che cosa volete fare? Cosa ha intenzione di fare il governo su questa misura? Poi, a mio modo di vedere, occorre ragionare che la crisi ha messo in evidenza, l'ha già detto qualcun altro, un sistema di disparità, di diversa fragilità dei diversi settori di mercato del lavoro. È emersa con chiarezza, come dire, che la categoria più debole, meno tutelata, è quella sostanzialmente dei lavoratori autonomi, per cui credo che occorra lavorare in ottica futura per dare
delle tutele in più anche ai lavoratori autonomi che abbiamo visto in momenti emergenziali essere quasi sprovvisti di qualunque forma di tutela. Che cosa vuole fare, che cosa avete intenzione di fare sulle pensioni? Andrà a esaurirsi quota 100, che noi rivendichiamo, secondo noi è una misura che ha ridato la facoltà di poter scegliere. Sarà interessante capire come intendete agire, visto che siete chiusi un pochettino dall'Europa che vorrebbe allargare, e istanze legittime dei cittadini che chiedono maggiore libertà di pensionamento e flessibilità in uscita. E per finire, credo che sia assolutamente necessario, per creare nuova occupazione, che voi utilizziate una fetta del recovery per un importante taglio del cuneo fiscale, perché altrimenti verrà veramente difficile creare nuovo lavoro. Perché se parliamo con gli imprenditori, con chi assume, con chi fa impresa, tutti ti dicono sostanzialmente che le problematiche sono cuneo fiscale e burocrazia, per cui se non si interviene su questi settori diventa improbabile riuscire a ottenere buoni risultati. Grazie. Grazie, grazie onorevole Giaccone. E prego Ministra, adesso le lascio la parola per una replica. Prego. Presidente, per far presente che io non ho avuto la possibilità, in cui si è interrotta il collegamento, di ascoltare l'intervento dell'onorevole Bellucci. Facciamo così, se sono d'accordo i colleghi, le direi di rispondere, poi dopo chiedo all'onorevole Bellucci alla fine di sintetizzare il suo intervento, così può rispondere. Grazie. Perfetto, bene. Allora, cercherò di rispondere a tutte le domande e alle osservazioni anche puntualmente poste dagli onorevoli deputati. In ordine, l'onorevole Cubeddu ha chiesto se rispetto ai programmi o ai progetti individuati dal Ministero del Lavoro ci possano essere dei veti da parte di altri paesi o in generale in Europa. Di fatto tutti i progetti, per rispondere appunto all'onorevole, che noi stiamo predisponendo, sono per ogni progetto noi ovviamente stiamo studiando la coerenza con gli indirizzi UE, e quindi li studiamo e li implementiamo rispettando la coerenza con gli indirizzi europei. Tra i progetti ovviamente alcuni hanno un impatto e anche una discussione molto importante anche in Europa riguardo, pensiamo ai giovani, alle donne, all'investimento nelle nuove competenze, a ridurre i tempi di inattività dei lavoratori. Quindi questi, al digitale, insomma, sono tutti temi che in Europa sono presenti e fanno parte appunto di tutto il dibattito europeo. Riguardo l'onorevole Cantone ha fatto posto alcune domande puntuali riguardo alle pensioni e al tema pensioni. Sicuramente avremo modo di confrontarci anche rispetto a questo tema con la Commissione, io mi confronterò volentieri. Come sapete c'è un tavolo istituito al Ministero insieme alle parti sociali che sta discutendo tutto questo. Il tavolo di fatto sta approfondendo due diversi indirizzi, canali. Uno è quello più a breve termine, cioè con un obiettivo più a breve termine che riguarda appunto che cosa si può portare avanti e può essere inserito nella prossima legge di bilancio, e l'altro è più a lungo termine, cioè che cosa portare in come flessibilità in uscita nel 2022, quando appunto scadrà la sperimentazione di quota 100, che appunto avrà il suo corso fino a tutto l'anno 2021. E sicuramente, per rispondere, c'erano state, adesso dovrei guardare con attenzione, ma so che ci sono state anche alcune domande rispetto, forse era l'onorevole Rizzetto, rispetto a che cosa andare ad inserire nella prossima legge di bilancio
Sicuramente AP sociale, opzione donna sono temi che devono essere e misure che devono essere reinserite quindi nella prossima legge, e sicuramente ci sarà un intervento almeno su proposta del Ministro del Lavoro sul tema del part-time ciclico di cui appunto ha parlato lo stesso onorevole Tripiedi. Sono anche allo studio delle misure, come dicevo prima, di staffetta generazionale o comunque di contratto di solidarietà espansivo che aiutano i giovani all'inserimento lavorativo e accompagnano in uscita il lavoratore anziano. Quindi più in generale su questi temi con i due tavoli stiamo affrontando quello appunto questi per la prossima legge di bilancio, e invece a seguire avremo degli altri incontri che riguarderanno degli interventi più strutturali che potranno essere fatti nel corso del prossimo anno. Ovviamente sono coinvolte le parti sociali e le forze sociali al tavolo sono presenti proprio per attivare un percorso condiviso. Mi pare che ci sono state delle domande riguardo al tema di questo progetto sul piano per le nuove competenze. Come sapete, innanzitutto, questo io reputo sia un tema centrale, l'investimento in nuove competenze, in politiche attive del lavoro, è un tema centrale soprattutto in questo momento, in un momento probabilmente anche di transizione del lavoratore da un posto di lavoro ad un altro, ma anche probabilmente di ristrutturazione aziendale. Molte aziende si stanno ristrutturando, si sono riorganizzate, hanno investito in altri settori produttivi, quindi è un tema importante anche per chi abbiamo visto che la pandemia comunque ha avuto un'influenza ancora più importante sull'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, e soprattutto in alcune, un po' in tutta Italia, ma con delle punte più importanti in alcuni territori del nostro paese. Quindi l'importanza di investire in un piano trasversale di competenze che appunto si allarghi, quindi allarghi la sua prospettiva e che coinvolga tutti i ministeri competenti, è secondo il mio parere fondamentale. Il piano ovviamente deve essere coerente, cioè la formazione che viene fatta sia in azienda che esterna all'azienda, quindi sia il lavoratore che sta appunto lavorando, che è occupato, sia colui il quale deve essere inserito nel contesto lavorativo, deve essere coerente con quello che sono i settori di sviluppo o che sono gli investimenti che vengono fatti o la ristrutturazione dell'azienda. E in tale ottica bisogna muoversi. E in prima istanza noi abbiamo già inserito all'interno del decreto rilancio una misura e un osservatorio. L'osservatorio del mercato del lavoro, che appunto non c'era all'interno del Ministero del Lavoro, non era presente, e che si collegherà agli osservatori regionali che abbiamo previsto si possano istituire con il piano di rafforzamento dei centri per l'impiego. Questo ci può consentire di anche innanzitutto di monitorare il mercato del lavoro ancor di più in un momento come questo, ma ci può consentire di collegare la formazione a quello che sono i settori di sviluppo e di investimento delle imprese. Ci può consentire di ridurre i tempi di inattività del lavoratore in transizione, pensiamo al lavoratore in NASPI, quindi o di un'azienda che si sta ristrutturando o di un'azienda che per caso ha degli esuberi. Quindi se il lavoratore va ricollocato ed è in transizione da un posto di lavoro a un altro, investire in formazione adeguata riduce i tempi di inattività. Quindi le politiche attive hanno un ruolo centrale, per ricollegarmi anche a ciò che è stato detto dagli onorevoli deputati,
non solo per chi è fuori totalmente dal mercato del lavoro come percettori di reddito di cittadinanza, ma anche per chi è uscito da poco o sta uscendo dal mercato del lavoro, come ad esempio percettori di cassa integrazione o percettori di NASPI. Quindi l'investimento nelle competenze, nel capitale umano deve essere fatto nell'immediato, non quindi riducendo quanto più possibile il tempo di inattività. E quindi anche in quest'ottica la riforma degli ammortizzatori sociali deve andare, quindi anche investendo nella informazione mirata, sia che il lavoratore rimanga in azienda, sia nel caso in cui ci troviamo di fronte a un'azienda che chiude o che chiude parte dell'attività e che quindi ha bisogno di ricollocare una parte di questi lavoratori. Sulle competenze, comunque un primo intervento di rafforzamento che intende appunto rafforzare le competenze è stato fatto con il fondo Nuove Competenze, per il quale ho predisposto il decreto appunto che andrà a chiarire tutti i punti, e è quello il primo punto che appunto agisce in quest'ordine nell'investimento in capitale umano. Cerco di ricordare tutto. Mi è stato forse posto anche una domanda riguardo alla digitalizzazione. Innanzitutto per il Ministero del Lavoro è importante aderire al progetto di digitalizzazione del Paese, anche rendendo interoperabili tutte le banche dati, anche quelle delle agenzie collegate al Ministero del Lavoro. Questo in un'ottica di maggiore servizio sia per il cittadino che per l'impresa. Il progetto non solo può essere utilizzato in una maggiore semplificazione e quindi delle procedure che riguardano e ben sono collegate alla, ad esempio, cassa integrazione, ma anche a una parte che ancora non è stata attuata del 150, che riguarda il fascicolo elettronico del cittadino, che può appunto contenere tutte le informazioni sia formative che lavorative del cittadino e che lo può accompagnare appunto nel suo percorso sia lavorativo che poi di collegamento e di inserimento al lavoro. Riguardo alle donne, all'empowerment femminile, ho cercato di elencarvi i punti sono necessari, parte dei quali so che proprio la Commissione Lavoro sta portando avanti con dei disegni di legge. Questi sono punti che sono necessari, è necessario implementare, quindi dall'aumentare, quindi noi sappiamo che le donne in particolare spesso sono inattive e con un tasso di inattività molto importante in alcune regioni del Mezzogiorno, quindi ci sono delle misure che tendono ad aumentare l'occupazione femminile, quindi a rendere le donne appunto più facilmente collocabili, occupabili e che si possano inserire nel mercato del lavoro. Poi c'è un tema citato anche dall'onorevole Gribaudo, se non erro, che riguarda la difficoltà delle donne di permanere nel luogo di lavoro nel corso del primo anno di vita del bimbo. Quindi abbiamo un fenomeno in Italia che appunto dai dati anche trasmessi dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro ci fa vedere che c'è una forte percentuale di dimissioni, quindi degli interventi che consentano alle donne di continuare a lavorare anche dopo i primi anni di vita, con ovviamente state poste delle domande anche rispetto all'assegno unico, al Family Act. Non li ho citati, ma sono, come avete visto, all'interno della documentazione prodotta e ovviamente fanno parte di tutto quello che è il percorso che noi appunto abbiamo individuato. E l'onorevole Rizzo Nervo
proprio sulle donne, ha posto una domanda sulla condivisione della responsabilità genitoriali all'interno della famiglia e di conciliazione con la vita lavorativa. E questo voglio rassicurarlo che è assolutamente presente nel progetto che stiamo presentando, e come presente anche il rafforzamento dei servizi socioeducativi per la prima infanzia e dei servizi di long term care. Quindi, e così come appunto il gender pay gap, che so che sono argomenti che anche voi state affrontando all'interno della commissione. Vi sono state poi delle osservazioni riguardo ai servizi sociali e all'implementazione e al rafforzamento degli stessi, anche del personale. Vi sono tre progetti che appunto riguardano questo, che comprendono anche il potenziamento dell'equipe multidisciplinari per la definizione dei progetti individuali, la formazione, qualcuno ha parlato anche della formazione, di quanto sia importante la formazione del personale, quindi anche della formazione del personale, e quindi ci sono dei punti che appunto vanno proprio verso questo obiettivo. Inoltre sull'autonomia ci sono dei punti anche importanti sull'autonomia e sull'occupazione delle persone con disabilità. Spero di ricordare tutto, ho preso appunti. Sul lavoro autonomo c'è uno studio, allo studio proprio nell'ottica di welfare inclusivo, allo studio della commissione di esperti che si sta occupando di lavoro autonomo, è necessario riprendere, e quindi sono d'accordo con l'onorevole Gribaudo, non solo appunto il salario minimo, su cui adesso farò un punto, ma anche l'equo compenso, l'istituzione del tavolo sul lavoro autonomo verrà appunto adesso effettuata, e da tempo che si attende, dal 2017, adesso io l'avevo ripresa non appena avuto l'incarico da ministro, ma la pandemia lo ha fermato questo iter, e ovviamente lo riprenderemo. L'onorevole Accunzo parlava giustamente di un settore e di una tipologia di lavoratori che ovviamente è stata molto molto colpita, più di tanti altri, quelli che parla appunto quello dello spettacolo. Abbiamo avuto alcuni incontri con i lavoratori dello spettacolo a luglio, ovviamente insieme al ministro Franceschini. Sarà mia cura ed è mia cura continuare questi incontri per monitorare che cosa appunto avviene e quale evoluzione potrà avvenire anche in futuro nel mondo dello spettacolo, e dove sia necessario procedere con degli interventi mirati. Il salario minimo ovviamente è collegato alla contrattazione, alla contratti collettivi nazionali, quindi a quello che è fissato dai contratti collettivi nazionali. La proposta nel progetto è quella di, dato appunto quanto anche osservato da vari di voi, dall'onorevole Rizzetto, da altri che appunto hanno voluto fare delle osservazioni puntuali su questo tema, è necessario appunto su questo tema qui collegare anche una detassazione dei rinnovi contrattuali, proprio perché, come appunto sottolineato da voi stessi, spesso si propongono contratti a ribasso che appunto danneggiano i lavoratori italiani, ma danneggiano
comunque sia anche le aziende facendo dumping, come avevo detto nel mio intervento iniziale, e non rispettando i contratti. E tra l'altro noi spesso ci troviamo di fronte a contratti che sono nettamente al di sotto della soglia di dignità. Quindi nel progetto, per riassumere generale, quello che si propone è collegamento con la contrattazione collettiva nazionale, detassazione, quindi una forma di incentivo per non pesare sulle imprese della parte di rinnovo contrattuale, e così da appunto portare a rialzo i contratti e evitare quella stagnazione salariale, quel dumping salariale che contraddistingue il nostro paese. L'investimento nelle politiche attive, nel piano delle politiche attive, è necessario, importante, come dicevo, non solo per strumenti come il reddito di cittadinanza, ma anche per strumenti come NASPI e ammortizzatori sociali, ancor più oggi. L'importante è rafforzare i centri per l'impiego ed investire nel personale, anche nella formazione del personale dei centri per l'impiego. Noi abbiamo fatto già un importante piano di rafforzamento che si sta però ancora mettendo in atto da parte delle regioni. C'è stato ovviamente un fermo, in quanto le procedure concorsuali si sono fermate a causa della pandemia. Sapete che, lo ricordo, che le regioni entro il 2021 potranno potenziare il personale dei centri per l'impiego, che da 8.000 passerà a circa 20.000, quindi lo potranno potenziare di 11.600 operatori. Quindi velocizzare tutte le procedure all'interno delle regioni per l'assunzione di personale qualificato nei centri per l'impiego diventa di vitale importanza, soprattutto in questo momento che ci potremmo trovare di fronte a un numero di transizioni occupazionali più importante rispetto al passato, così come l'implementazione degli osservatori regionali e il collegamento con la formazione, che sia una formazione appunto mirata, di qualità, collegata appunto a quello che è poi la necessità di investimento produttivo delle varie regioni. Io ovviamente cercherò in tutti i modi di seguire il percorso regionale. Io spesso incontro le regioni, ho dato la piena disponibilità nel Ministero a seguire tutto l'iter e tanto meglio è, nel senso che così riusciamo davvero a rafforzare, avremo 20.000 operatori dei centri per l'impiego che, insieme agli operatori privati, che non sono pochi in Italia, perché ricordo che gli operatori delle agenzie di intermediazione sono circa 12.000, se ne aggiungiamo circa 1.000 degli operatori di outplacement e i 20.000 del centro per l'impiego, avremmo davvero un personale che, se raccordato e organizzato, potrebbe veramente fare la differenza e accorciare e ridurre quanto più possibile i tempi di transizione da un lavoro a un altro, rafforzando le competenze dei nostri lavoratori. Cerco di riguardare, scusate, sul rafforzamento dei controlli e della vigilanza, lo ribadisco qui, avevo inserito anche nelle schede, anche nel discorso iniziale. Vi sono appunto delle schede per rispondere all'onorevole Bologna, dei progetti che andranno appunto a rafforzare anche l'assistenza domiciliare. E sul taglio del cuneo fiscale posso dirvi che è nelle mie intenzioni, ovviamente non è una cosa che porto avanti da sola, ma porto avanti con altri ministeri, altre amministrazioni, però per rispondere puntualmente all'onorevole che me lo chiedeva,
credo di aver, scusi Presidente, guardo un attimo gli appunti per capire se ho risposto a tutto. Credo di sì. Bene, grazie. Bene, grazie. Allora darei la parola all'onorevole Bellucci, ministra, così concludiamo con l'intervento che lei non ha potuto sentire per via della connessione. Prego, onorevole Bellucci. Grazie Presidente, mi spiace che il Ministro non ha potuto ascoltare per motivi tecnici e veramente sarò breve e cercherò di riassumere. Purtroppo Ministro, io ho ascoltato bene la sua relazione, ma sottolineavo la preoccupazione che mi sorge proprio dalle sue parole osservando una scarsissima attenzione alle politiche sociali più in generale e che non si esauriscono nelle politiche del lavoro. Cioè lei dà enorme attenzione, poi si può non essere d'accordo con le misure che lei ha introdotto, intende introdurre nell'ambito delle politiche del lavoro, ma certamente dall'altra parte io ho notato invece una poca attenzione a quelli che sono i temi cardini anche del suo ministero, in particolare delle politiche sociali. Le faccio degli esempi per essere concreta. Non ho ascoltato parole da parte sua sul terzo settore, che è un asse fondamentale nella nostra Italia. Noi stiamo affrontando il Recovery Fund, i 200 miliardi, quindi una misura che nasce all'interno di una emergenza sanitaria, sociale e economica e che ha visto questa popolazione di uomini e di donne volontari delle organizzazioni del volontariato, della promozione sociale, della cooperazione, fare la differenza in questa emergenza. Beh, io non ho sentito alcuna parola rispetto a come lei intenda utilizzare questi fondi e destinare questi fondi a questo che è un asset fondamentale. Terzo settore si chiama, io ritengo che sia addirittura il primo settore in Italia per produttività, voglia di fare e anche per la capacità di dare risposte concrete in breve tempo. Non ho sentito da parte sua parole sui caregiver familiari. Quando parliamo di disabilità parliamo anche di questa popolazione. Sì, c'è una legge al Senato, fra l'altro anche che non risponde appieno alle esigenze, ma anche su questa questione della pandemia hanno fatto la differenza. Non ho sentito parole da parte sua, Ministro, sull'infanzia e l'adolescenza e un'emergenza altra che c'è, che è quella della violenza e della pedopornografia. In questi mesi in cui c'è stato il lockdown, in cui c'è stato anche un incentivarsi del, ovviamente, di tutto quello che sono le comunicazioni a livello informatico e tecnologico, da una parte sono state una grandissima risorsa, dall'altro i dati sono drammatici. E allora questo è soltanto alcuni degli esempi. Io sono certa che lei sia consapevole anche soltanto dei titoli che sono all'interno del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in termini di temi che sono prioritari del suo dicastero. Mi aspetto e la prego anche di poter dare la giusta attenzione, la giusta dignità a queste competenze che non possono vivere all'ombra delle politiche del lavoro, come spesso accade nella nostra Italia. Un ministero che accorpa competenze e che poi fa scomparire le politiche sociali in luogo di un'attenzione gigantesca alle politiche del lavoro. Grazie. Prego, Presidente, prego Ministra. Grazie Presidente. Sì, onorevole Bellucci, mi spiace se forse nella relazione sono stata poco, ho riassunto troppo ciò che riguarda le politiche sociali. Vorrei ribadire, in ogni caso ci sono tre progetti di una certa consistenza che appunto vanno dal caregiver all'attenzione alla non autosufficienza, alla vita indipendente, al collegamento, all'assistenza domiciliare, al collocamento appunto delle persone con disabilità, che sappiamo che ha necessità di un'attenzione particolare in quanto vi è una difficoltà lì di inserimento lavorativo, quindi va centrato in modo importante, al rafforzamento dei servizi sociali. Ovviamente questo sono i temi generali. Il terzo settore, ci tengo a ribadire il mio impegno, e lo si è visto in quest'anno, nei confronti appunto di questo comparto, che è un comparto importantissimo perché spesso si sostituisce al servizio pubblico e quindi è necessario che gli sia data la giusta dignità. Abbiamo rafforzato gli investimenti nel decreto rilancio e vi sono stati diversi interventi sia
nei confronti del terzo settore, sia che riguardano appunto la fase epidemiologica che le fasi successive. C'è un impegno importante del Ministero sul registro unico che appunto è arrivato adesso addirittura all'arrivo, e su tutto quello che riguarda appunto l'attuazione del codice del terzo settore, sul quale il Ministero è molto 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 attento. E sull'infanzia e sull'adolescenza, tra l'altro, vi sono delle schede importanti. Ovviamente alcuni temi di cui lei ha parlato sono temi che in parte gestiamo con il Ministero del Lavoro, in parte dobbiamo coordinarli. Appunto abbiamo anche un lavoro che va in quest'ordine, cioè coordinare tutti gli interventi che le varie amministrazioni, i vari ministeri fanno riguardo al tema dell'infanzia e dell'adolescenza. Noi siamo comunque stati individuati dall'Europa come uno degli attuatori del piano Child Guarantee, quindi siamo nel pieno, cioè abbiamo ben chiaro l'obiettivo e le misure che devono essere portate avanti riguardo a questo, ovviamente rafforzando e coordinandoci con tutti coloro i quali si occupano di questi temi, e anche rafforzando i servizi sociali territoriali e le equipe multidisciplinari che ci possono aiutare non solo ad individuare qual è la situazione, ma anche a far uscire nel prima possibile il minore dalla situazione in cui si trova. Quindi la ringrazio per aver portato alla mia attenzione questi temi, assicuro la piena attenzione del Ministero su questi temi, che sono temi che ci stanno molto a cuore. Sulla non autosufficienza avremo un incontro con le parti sociali nei prossimi giorni, insieme ovviamente al ministro Speranza e al Ministro della Salute, in quanto tema trasversale, e vi ringrazio ancora per avermi ascoltato. Grazie Ministra per la sua disponibilità, e dichiaro quindi chiuso l'audizione. Grazie e buona giornata. Allora, noi adesso...